Buongiorno da BTV News, oggi 16 agosto è San Rocco di Montpellier ed è la giornata mondiale degli aquiloni. Per divertimento, soprattutto per gara o per combattimento, in pochi casi, si alzano nell'aria evocando la leggerezza, i colori e la voglia dell'uomo di librarsi in alto. Chiamato dai cinesi col ben più suggestivo nome di uccello del vento, l'aquilone nacque proprio là, nel Celeste Impero, probabilmente più di 2000 anni fa. L'idea di alzare in volo un aquilone venne a un antico chissà chi, dimenticato nella notte della storia. Probabilmente alla base di questa invenzione c'era l'osservazione del volo degli uccelli, dello svolazzare delle foglie al vento, del gonfiarsi al vento delle vele e delle barche. Secondo un'altra antica leggenda cinese, l'invenzione dell'aquilone fu del tutto casuale. Un contadino si trovava a lavorare nei campi, curvo sulla terra, quando una raffica di vento gli sollevò dalla testa il particolare copricapo con cui i contadini dell'estremo oriente si riparano dal sole. Quel contadino fu però lesto ad afferrare la cordicella del cappello e questo iniziò a volteggiare nell'aria. Il contadino cominciò a inseguire il cappello svolazzante legato alla cordicella, divertendosi un sacco e facendo divertire gli altri contadini che lo guardavano. Nacque così il primo aquilone.